Ciao ragazzi, come state? Qui per voi è Design Warrior che vi dà il benvenuto a questo nuovo video ed oggi molto velocemente siamo qui con la seconda parte del Road to Edit. No, scusate, non è Road to Edit, è Road to Background. Come vedete, io ho già lavorato, ho lavorato per conto mio. Questo perché non ho voluto sprecare 20 minuti a farvi vedere io che stavo con un background in costruzione, ma bensì andremo ad commentare questo background che state vedendo. Come vedete, la scritta gameplay e tutorial, che era quelle che avevamo renderizzato con Cinema 4D, sono andate a finire in questa base che potete scaricare tranquillamente da YouTube scrivendo Rated Channel Template oppure Rated GFX Pack. E troverete questa base ed è molto semplice, con la box vuota, sfondo nero e tutto quanto. Ed come vedete io ho già lavorato. Comunque andiamo subito ad analizzare dal fondo il nostro background. Allora, qui come vedete c'è Layer 1, che non sarebbe altro che lo sfondo. Vedete che se lo vado a cancellare si vede trasparente. Quindi mettiamo il nostro sfondo e chiudiamo anche il background. Una volta che aprite il vostro la base vuota, dovete andare ad inserire gameplay e tutorial, che sono quelle due scritte che avete creato, o comunque come si chiamano, qualsiasi cosa avete scritto con il vostro font preferito. Ed adesso vi faccio andare a vedere le modifiche che ho applicato alla nostra scritta. E sono l'ombra esterna, che potete copiare tranquillamente i settaggi, perciò l'opacità al 100%, la dimensione e la potenza al 20%, 20% e 20 pixel. Qui su Gradient Overlay, come vedete, ho lasciato da nero a bianco, ma ho messo Overlay, che sarebbe il primo della quarta tabella, se avete Photoshop in italiano, perciò potete avere qualche problema. E come vedete, Gameplay è a sinistra, perciò vedete che a angolo 180 gradi c'è la sfumatura dal nero, da destra vuol dire, al bianco a sinistra. Vedete che se io metto 0, perciò inverto l'angolatura, diventa dal nero al bianco. Perciò andate a mettere 180 gradi, ed invece alla scritta che andrà a destra dovete andare a mettere l'angolatura al punto al contrario. Gradient Overlay, vedete, 0%. Se io qua metto 180, vedete che il nero mi va a destra e il bianco a sinistra. Comunque sono tutti i gusti, ovviamente dovete scegliere voi come fare queste angolature. Se potete anche ovviamente cambiare colore, cioè io posso prendere il nero e vedete che posso mettere rosso e vedete queste viene questo colore qua, che comunque dovete scegliere voi, sono tutti i gusti, ecco. E queste sono le modifiche che ho applicato alle scritte. Tutto il resto che vedete non è altro opera d'arte dei GFX pack che trovate su internet. Non chiedetemi il link, perché questi qua non sono materiali che ho creato io, non sono materiali miei. Io, per esempio, ho scaricato alcuni GFX pack, tra cui quello del mio amico che si chiama Slash Art. Troverete il link nella descrizione. E il suo GFX pack, pur avendo poco, ha veramente bella roba. Le fratture, ci sono questi effetti qui, schermo sporcato, vedete le bolle. Diciamo che è veramente un bel pacco. Le flare sono poche, ma comunque sono quelle essenziali. Qui abbiamo molti vetri. Questo è l'unico GFX pack che ho visto con tutti questi vetri. Ed è l'unico GFX pack che ho visto anche con questi fumi nuovi. Vedete, aspettate. Con questo fumo qua. Per esempio, io non l'avevo mai trovato in altri GFX pack. Quindi vi consiglio di prendere proprio questo pacco. Se no, basta che scrivete GFX Pack 2012 download, se no scrivete Rated GFX, andate se no sul canale degli Hobby, andate a cercare i grafici degli Hobby, entrate nel loro canale e sicuramente avranno caricato il loro GFX. Cioè il GFX Pack si può trovare in mille mila modi, anche se cercate su Google troverete sicuramente qualcosa. Ci sono anche dei GFX Pack che sono a pagamento, cioè soltanto pochi utenti lo hanno e dovresti pagare per averlo. Sicuramente dentro c'è bella roba, ma non è che mi metto a pagare per un GFX pack, io, ecco. Perciò, una volta che avete scaricato questi GFX pack, adesso per esempio vi faccio vedere questo qui. Questo qui, che non mi ricordo da dove l'ho preso, ma in poche parole, in questa cartella Lightstroke ci sono queste sette cartelle che sono piene zeppe di roba, cioè ci sono i più bei effetti che abbia mai trovato sul tubo, ecco. Cioè, vedete, sono proprio pieni di roba. Io per esempio non l'avevo mai vista. Poi ho scaricato, infatti
mi piacciono molto. E come vedete qui c'è questo effetto arancione, che sarebbe, non sarebbe altro che quello che ho messo qui sotto le scritte. Vedete che se lo vado a disabilitare cosa succede? Vedete? Molto, diventa diciamo un background molto semplice. Perciò diciamo che questi plugin qui di graffi oppure doji, effetto calcare, flare, sono molto molto incisivi per il vostro background. Mentre qui per le Swirly Light, se avete scaricato il mio vecchio GFX pack, che mi pare che ve l'avevo anche ultimamente riuppato, troverete qui nella cartella Lightnings Swirly Light. Vedete che c'è questo effetto, che sarebbe questo dietro alla scritta che passa. Non ho fatto altro che cambiargli colore. Adesso, togliendosi un attimo dai GFX pack, perché credo che stiamo registrando da un bel pezzo, adesso vi faccio vedere un po' di roba. Allora, quando avete finito il vostro background, perciò livelli su livelli su livelli, dovete sempre andare a fare qui Brightness and Contrast. E come vedete io ho alzato il contrasto a 60 e la luminosità a 35%. Questo perché diciamo che è molto incisivo sul vostro background. Vedete che se lo disabilitiamo è tutto molto più spento. Guardate, vi basta già vedere il limite della scritta tutorial. Vedete qui la O. Se io vado ad abilitare il Brightness and Contrast diventa tutto molto più potente, anche il rosso diventa proprio più incisivo per il vostro background. Perciò diciamo che darà più tonalità, più saturazione, molto più acceso il vostro background, e anche andrà a dare tipo un effetto rilievo, qualcosa del genere. Del resto abbiamo poi questo sfondo rosso, che sarebbe questo qui, vedete che qui si disabilita. Io ho fatto tipo due livelli per ogni side del background, che comunque troverete sempre nei GFX pack. Del resto qui ho messo una semplice scritta creata, font piccolina in alto a destra, ed qui il background vedete che ha dimensioni molto piccole. Questo perché quando andate a fare il background con tutti questi effetti, molto spesso vi capiterà che supererete un mega. Se superate quella dimensione non potrete caricarlo su YouTube. Perciò vi consiglio sempre di fare image, canvas size, mettete in pixel, prendete la freccettina questa qua in alto, e come vedete io ho messo 1300 pixel. Se vado a mettere 2000 pixel, che sarebbe la dimensione poi della template di base, vedete che io ho tutto questo pezzo in più, però è molto probabile che il vostro background andrà a pesare di più. Perciò dovete sempre trovare, vedete, in JPEG con i colori, il profilo colori ottimizzato è già un mega 34, perciò non lo potete uppare. Se io invece vado a fare image, canvas size, freccettina su, pixel, 1300, guardate mo che fail, vedete, viene più grosso, no, non dovrebbe venire più grosso. File, salva per web device, vedete che in JPEG viene più piccolo, viene di pochi kilobyte più piccoli, ma molte volte sono proprio quei pochi kilobyte che vi possono salvare il culo. Il background può essere grosso massimo 990 kilobyte, qui vedete che siamo a 961. Allora, un'altra cosa che tengo a precisare, ci sono molti GFX, molti designer che sono scettici sul fatto di salvare in JPEG. Questo perché quando il background ve lo potete consentire, lo andate ovviamente a salvare in PNG24, possibilmente anche con interlacciato, ma vedete che va a pesare un mega 65. E con il vecchio design di YouTube, diciamo che eri quasi costretto a salvare in PNG24, perché andando a salvare in JPEG veniva una qualità merdosa, proprio faceva schifo, si vedeva a cubetti diciamo il vostro background. Con il cambio di design, perciò le nuove box di YouTube, non so se siete entrati su YouTube da poco, comunque avevate anche voi il vecchio design, adesso anche salvando in JPEG, salva, metto sul desktop, anche adesso, cioè anche che salvate in JPEG, e il vostro background si vedrà per bene. Vedete che se io vado a fare il caricamento del mio background, che ci metterà un pochino perché ho raggiunto la dimensione massima, 1, perché non lo sta caricando? Aspettate, cancella, vediamo. Vedete che io ho anche il banner sopra che va tolto per provare questo background. Rimuovi, scegli file, che andiamo a prendere quest'altro, cioè
Alla fine sono due prove praticamente identiche, salvate due volte perché sono un ritardato. Ok, finito adesso di caricare il background, veloce a fare l'anteprima. Ok, vedete, questo background salvato in JPEG si vede una perfezione. E ve lo posso assicurare, ragazzi, io ho un 27 pollici, sto attaccato con la scheda video 1080 pixel, DirectX 11, risoluzione massima. Risoluzione schermo massima. Io al 100%, vedete, dimensioni caratteri 100% di Google Chrome, vedo tutto quanto il background. Quindi provate a immaginare quanto è grosso il mio schermo, 27 pollici. E diciamo che infatti a volte mi capita la sera che mi fanno anche male gli occhi, lo schermo è troppo grosso, vorrei passare a un 24 pollici. Con un 27 pollici, 1080 pixel, tutto definito per bene, vedo tutto dal primo all'ultimo pixel. Ve lo assicuro che in JPEG si vede benissimo, perciò se in PNG 24 non riuscite a salvare perché il file supera un mega 990 kB, salvate tranquillamente in JPEG, perché si vede benissimo anche così. Detto questo, ragazzi, ci salutiamo, il tutorial è finito, spero che vi sia stato di vostro gradimento, anche perché abbiamo superato, super strasuperato quei 50 mi piace che vi avevo chiesto, perciò proprio per questo ho deciso di fare questo background. Nella descrizione del video troverete una cartella con questo background salvato, troverete il file che potete aprire in PSD se volete cambiare i colori e tutto quanto. Cercate di non togliere Created by Warrior perché davvero, se no siete squallidi, non l'avete creato io, voi l'ho fatto io. Se dovete proprio tenere questo qui, almeno tenete la mia firma, se no cambiate colore, cambiate la posizione delle scritte, cambiate anche quello che c'è scritto, perché voi avete visto nella prima parte come fare le scritte per Cinema 4D, perciò al posto di gameplay e tutorial ci potrebbe essere scritto fregna da una parte e dall'altra parte spanata, perciò dovete scegliere voi. Questo tutorial è finito, ragazzi, spero che arriveremo di nuovo a 50 mi piace, questa volta con 50 mi piace si apre il nuovo Road to Edit, che diciamo che è un'idea molto carina che mi è venuta in mente tempo fa, e vi voglio proporre anche il secondo episodio. Ci becchiamo al prossimo video, iscrivetevi in tanti e grazie ancora per i 1700 quasi iscritti. Ciao ciao!